vorrei porre due questioni molto semplici, che possono potrebbero sembrare anche banali. La prima è una questione linguistica, cioè non credete che la domanda, diciamo, è rivolta ad entrambi. Molto spesso si utilizzino per queste nuovissime forme dei sostantivi, quindi delle categorie racchiuse all'interno di questo sostantivo, che appartengono ad altre sfere. Cioè, per esempio, esempio banale, il dibattito su internet. In realtà il dibattito ha appunto come storia, come nella nostra idea, insomma, delle caratteristiche che in realtà si vorrebbe sovrapporre al mezzo informatico e di internet, nei blog, che in realtà non ci può entrare. Quindi un tentativo di una forzatura di significato che va a stonare. Per questo poi alla fine i conti non tornano, perché comunque per le dinamiche concrete, quindi di non so, numero di accessi al secondo, possibilità e tutto quanto il resto, in realtà un dibattito è, come dire, per come dovrebbe essere a livello di significato il dibattito sulla rete è impossibile. Quindi occorrerebbe forse inventare dei nuovi termini che connotino queste nuove forme di comunicazione, per non creare poi confusione, perché altrimenti, ricollegandomi anche a quello che diceva all'inizio, il fatto di democrazia, cioè sono dei concetti che possono essere sì pertinenti, però in realtà, andando poi al succo della questione, non corrispondono. Sui blog si aprono mille dibattiti, ma anche il commento stesso molto spesso non è un commento al post, ma è un commento del commento, è un insulto. Quindi come dire, una realtà che è difficilmente controllabile, o quantomeno definibile con categorie che appartengono a un mondo completamente, diciamo, a mio parere, molto molto diverso. Altro aspetto, il fatto che, anche questa potrebbe essere una fesseria, però la dico lo stesso, forse non stiamo vivendo adesso la discrepanza tra le possibilità effettive dell'uomo di leggere, comprendere, memorizzare, metabolizzare, riflettere, rispetto ai ritmi informatici. Cioè l'informatica, i sistemi informatici vanno molto più veloci, la dico in maniera proprio grezza, sono molto più rapidi rispetto alle capacità che effettivamente l'uomo ha poi di assimilare e di stare al passo con i tempi. Quindi, ipotesi del cavolo, però non potrebbe essere questo dei dibattiti su internet, dei social network, un primo fenomeno di dislivello tra, diciamo, la macchina e la capacità umana, che poi ha un limite, insomma, sostanzialmente non si può essere contemporaneamente su tutto e conoscere le ultimissime notizie, commentare tutto, farsi piacere o non farsi piacere tutto, cioè alla fine l'uomo gnafa, ecco. Potrebbe essere una come dire, no, un nodo, secondo me un nodo essenziale, perché poi ragionando con i ritmi, diciamo, medi dell'essere umano, quindi di leggere un giornale, sfogliare un giornale come si è fatto, insomma, dall'invenzione della stampa ad oggi, e quindi applicare anche qui dei metri che non vanno bene per o sono in contrasto o saltano con il mezzo informatico, per la sovrabbondanza, per questa valanga che ci alla fine ci sommerge. Allora, rispetto alla questione del dibattito, a me è capitato, per esempio, di trovarmi in una stanza face to face con delle persone che in parte non conoscevo. Volevamo discutere di varie questioni che in giro ci accomunavano, ma c'era sempre la persona, come dire, che argomentava, che non argomentava in maniera condivisibile, che esprimeva delle opinioni che apparentemente non erano pertinenti rispetto all'ordine del giorno. C'era sempre, come dire, una polarizzazione del dibattito, delle persone che non erano assolutamente aperte al dialogo, aperte a rimettere in discussione i propri punti di vista.
vista che iniziavano a parlare, soprattutto non si prendevano carico, come dire, di qualificare le argomentazioni che li avevano precedute. Per cui, ancora una volta, io tenderei a evitare di pensare internet come luogo in cui noi entriamo, una stanza in cui noi entriamo, ma come ha detto qualcuno in realtà in un dibattito, se ricordo bene, alle invasioni barbariche, internet sono le scarpe che noi ci mettiamo fondamentalmente. Poi andiamo in luoghi che sono in luoghi sociali, culturali, di internet, e allora in alcuni casi ci troviamo ad avere a che fare con dei dibattiti che, come dire, sono veramente arricchenti, in cui emergono delle argomentazioni che sono realmente riflesso di punti di vista concreti. E andiamo invece in altri luoghi che sono assolutamente caotici, in cui è assolutamente impensabile, come dire, mettersi d'accordo su un'agenda di priorità e tantomeno prendersi carico dei problemi e delle questioni condivise, in cui è assolutamente impensabile ipotizzare anche come dire, che si possa tessere una qualche solidarietà civile, una qualche forma di cooperazione sociale. Rispetto alla seconda questione, sì, è questa la questione. Questa sovrabbondanza informativa, però anche qua mi tocca fare un po' la parte, come dire, la società della conoscenza, la società dell'informazione non è arrivata con internet, ha trovato in queste nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come dire, la sua massima espressione, con Wikileaks, in cui l'informazione diventa rischio a tutti gli effetti e così via. Però è vero che la società della conoscenza è iniziata probabilmente con la modernità, è iniziata con una moltiplicazione della conoscenza teorica delle società, come in tanti appunto i teorici della tardo modernità, non postmodernità, assolutamente dicono, come dire, una prevalenza della conoscenza teorica rispetto alla pratica dell'azione sociale, che ha generato la nascita di sistemi esperti e così via. Comincio dalla seconda domanda. Quando mio padre mi diceva, quando per la prima volta sono stati introdotti dei ristoranti dove potevi mangiare spendendo tipo 15 euro il buffet a volontà, la gente stava malissimo, cioè si ammazzavano di cibo, vomitavano, cioè stava indigestione, gente veniva portata via in ambulanza. È ragionevole, no? Cioè per la prima volta puoi mangiare quanto ti pare, ti senti quasi spinto a doverlo fare. Ecco, io credo che funzioni così anche per la famosa information overload, cioè la sovrabbondanza informativa. Sicuramente è un problema, così come è un problema la necessità di imporre dei filtri più attenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa sorta di bulimia informativa molto spesso dipende anche da noi stessi. Cioè, proprio perché non siamo abituati ad avere tutto a portata di un click, ma proprio tutto, teniamo a mangiarlo, a divorarlo e ad aprire finestre ovunque sul mondo. È affascinantissimo, stupendo, è anche un modo di crescere in un certo senso. Forse dobbiamo imparare a metterci un po' a dieta. Io faccio fatica io stesso a controllare il flusso di informazioni per lavoro che devo gestire, che devo fare, perché tieni aperta la mail, guardi il commento al blog, guardi, apri Facebook, ti chiama un amico. Insomma, senz'altro abbiamo un tempo molto più rapido e confuso, però cioè, ci si può adattare da questo punto di vista. Quanto alla prima domanda, qualche anno fa girava una maglietta molto carina in America che ho scritto 500 amici su Facebook e zero nella vita reale. E io credo, per usare questo esempio stupidissimo, che non sia un problema di linguaggio, cioè nel senso tu dicevi la parola dibattito che non si adatta a quello che poi dibattito non è, che poi sembrerebbe quasi la mia tesi, però secondo me non è un problema di parole, siamo continuamente esposti alla risemantizzazione di un sacco di parole. Amico è diventata una parola che ha assunto significati estremamente diversi negli ultimi anni, proprio grazie a... sto citando l'esempio veramente più banale, no? Quindi, secondo me, la risposta alla provocazione che io invitavo di pensare la discussione scritta, cioè dal punto di vista proprio materiale del mezzo, non è tanto nello spostare la categoria, trovarne una nuova. Secondo me, se chiamiamo la discussione online blurgz, non cambia niente, il problema di fondo rimane, solo che invece di chiamarla dibattito la chiamiamo blurgz.